Salve a tutti signori e signori, queste ultime settimane Panasonic mi ha dato la possibilità di provare la loro fantastica micro 4 terzi Panasonic G9. Per chi ancora di voi non si fidasse di questo tipo di camere, e intendo con un sensore tra molte virgolette così piccolo, vi voglio far cambiare idea. Cominciamo con la filosofia Panasonic, cioè quella di rendere le cose più comode possibile. Guardate quanti selettori, pulsanti personalizzabili, ghiere, funzioni varie ha questa camera e guardate soprattutto dove sono posizionate rispetto alle dita. Io penso che questa camera qui, come le altre Panasonic, riescano a coprire ogni sorta di impostazione della mano che una persona può desiderare su una camera del genere. Parlando poi del software, io adoro il Quick Menu perché rende disponibili delle funzioni, diciamo, complesse alla portata di mano. E soprattutto sono da compilare in ordine come se fossero un form, quindi molto molto comodo per settare la camera. Certo, se volete ci sono anche i menu più complessi che, anche se sono molto vasti, sono organizzati molto bene e ci sono assolutamente delle funzioni che su Sony o Canon vi sognate di notte. Qui sto personalizzando semplicemente il tasto funzione. Come vedete è molto comodo perché scegliete quale dei tantissimi mettere e lo associate a una funzione che volete voi, quindi potete personalizzarla a livello veramente incredibile, anche se i tasti hanno già un'iconcina sopra. Lo schermo che c'è dietro io personalmente lo adoro. Certo, i fotografi old style useranno quello sopra, che io onestamente non mi sono mai ritrovato ad utilizzare, oppure vorranno lo schermino inclinato dietro. Questo qui però, anche se esce dal profilo della camera, quindi ingombra di più, ha una flessibilità incredibile. Guardate per esempio qui, quando uno vuole fare una foto, lo schermino ovviamente può essere lasciato piatto così, ma può essere anche espanso, girato, e potete fare la foto da ogni cavolo di angolazione. Sia lo schermo che il mirino hanno una qualità e una nitidezza veramente incredibili, tra i migliori sul mercato. Questo qui è quasi paragonabile a una camera non mirrorless, quindi è veramente ottimo da utilizzare e ha tutte le funzioni dello schermo dietro. Qui un esempio di adattamento a una diversa esposizione, ma soprattutto di stabilizzazione del video che è in grado di performare questa camera. In questo caso stavo usando lo stabilizzatore concatenato con quello dell'obiettivo, infatti guardate questa scarrellata, sembra fatta veramente con uno slider, e questo è veramente un punto fortissimo di questa G9. Tutti i video che vedete sono stati registrati 1080p 60fps 10 bit HLG. La cosa può risultare complessa a un neofita delle mirrorless o comunque delle camere di questo tipo, però vi assicuro che invece è la soluzione ideale, a parte ovviamente il 4K che porta la qualità video anche a uno scalino superiore, ma sono il massimo per poi la post produzione, la color correction e la correzione di errori che potreste aver fatto durante la registrazione, quindi in realtà è appunto buono per qualsiasi tipo di utente. Qui potete vedere anche nei video a rallentatore, arriva fino a 180fps in 1080p e sono veramente dei bei video e sono assolutamente utilizzabili ovunque praticamente, nonostante appunto il bitrate limitato e il fatto che non ci sia audio. Una cosa che mi dispiace parecchio invece è il focus hunting di cui soffre questa camera e di cui hanno sempre sofferto le Panasonic. Qui in questa scarrellata ho cercato disperatamente di tenere a fuoco il soggetto per tutto il tempo, ma vi assicuro che è veramente molto ma molto difficile. Per quanto riguarda le foto, se non siete proprio espertissimi come me, vi consiglio di avvalorarvi degli algoritmi di miglioramento di Panasonic integrati nella camera, quali High Resolution, High Dynamic, il Post Focus, che sono tutti strumenti utilissimi per fare delle foto migliori e soprattutto per non sbagliare le foto. Andate a vedere come funzionano e utilizzateli perché sono veramente il massimo. Qui un esempio di bokeh con anche poca luce scattato ad f2.8. Anche se reputo che l'obiettivo perfetto per una mirrorless come questa è uno a focale fissa, tanto per cominciare, e poi magari f1.4 o f1.8. Questo perché raccoglie molta più luce e soprattutto darà un boost alla qualità video e foto non indifferente, che non fa questi zoom ibridi. Permettetemi sul finale di farvi un paragone tra modalità super high resolution 80 megapixel ottenuta con lo shifting del sensore versus una foto 20 megapixel elaborata dalla camera. Come vedete, la 80 megapixel, che va fatta ovviamente su treppiede, è leggermente, ma solo leggermente, più definita. Diciamo che è la modalità migliore per portare a casa esattamente quello che la camera vede se non oltre, quindi per paesaggi e cose così da fare in RAW è ottimo. Ovviamente ha anche degli svantaggi, il fatto appunto che se c'è un oggetto in movimento siete assolutamente fregati. A mio modo di vedere non è così utile come può sembrare, però serve a sfruttare il massimo della camera, mettiamola così. L'ultima analisi, reputo che questa mirrorless sia veramente ottima sia per un professionista sia per un amatore.
sia per chi vuole fare le foto, sia per chi vuole fare i video, sia per chi la vuole personalizzata, sia per chi vuole le cose automatiche e semplici. Veramente accontenta tutti e la qualità è impressionante. Quindi non posso far altro che consigliarvela, soprattutto il prezzo sotto i 1000 euro veramente vantaggioso e il parco obiettivi micro 4 terzi di Panasonic, ma anche di Sigma, che ha delle lenti veramente di qualità a dei prezzi convenienti. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.